La mia è una sorpresa, perché innanzitutto all'una e un quarto, dopo aver ascoltato queste veramente straordinarie relazioni di diritto pubblico, come hanno molto ben detto i precedenti oratori, sì, parliamo di diritto amministrativo e impatto sull'economia, perché grazie alla Camera degli Avvocati di diritto amministrativo c'è questa giornata, che è una giornata, credo, di grande riflessione e di formazione su quello che sta accadendo. Mai espressione è stata più felice di quella di Duguid, ricordata dal presidente Paino, e cioè il diritto pubblico rappresenta un laboratorio in funzione perenne. E quando il presidente Coraggio ricordava Santi Romano e la crisi dello Stato, poteva aggiungere il ricordo di Santi Romano presidente del Consiglio di Stato. Dunque, i sacerdoti a cui si fa riferimento in questa elegantissima brochure, richiamando Genovesi, la classe dei magistrati si può chiamare quella dei custodi dei nostri diritti e dei sacerdoti della giustizia, mai ha un'attualità così immediata, dal Consiglio di Stato alla Corte Costituzionale, di cui fa parte il presidente Coraggio, alle altre corti nazionali, alle due corti dei diritti dell'uomo, CEDU di Strasburgo, di giustizia, Corte di giustizia dell'Unione Europea di Lussemburgo. Dunque, come è stato così ben detto, la gerarchia delle fonti, questa mancanza di centro, questa ricomposizione di centro, vede oggi accanto ai poteri tradizionali questo ruolo forte, creativo, che riorganizza e conforma il ruolo delle corti. Abbiamo proprio il dialogo fra le corti che armonizza le legislazioni differenti quando queste fanno fatica o si armonizzano in modo lento. Accanto alle corti ora abbiamo le banche, forse. Ecco, era proprio quello che mi veniva in mente ascoltando Marcello Clarici e la straordinaria interesse. Detto tutto questo, io in 10 minuti vi voglio, sono costretta un po' a svegliarvi. E quindi ho cambiato relazione, perché 6 mesi fa, quasi a maggio dell'anno scorso, alla LUIS abbiamo fatto un convegno molto vivace sulla riforma dell'articolo 81 della Costituzione. Io ho preparato una relazione di diritto comparato, più o meno quello che qui vedete alla fine del pomeriggio di oggi pomeriggio. Quando ho cominciato a prepararmi, ho controllato che cosa fosse cambiato, perché era di quello che vi volevo parlare e non era cambiato nulla. Mi sono profondamente annoiata a pensare che vi parlavo di quello che potete andare a leggere, già sono pubblicati gli atti, udite udite, sulla rivista Filangieri. Quindi rispettiamo l'illuminismo napoletano, lo riconosciamo come radice del nostro diritto.
tutto. Da questo punto di vista siamo più fortunati dei tedeschi, perché Laband, Jelinek, Jering, se ve li andate a studiare, insomma, non li trovate così aperti alle sorti future progressive dello sviluppo. Dunque, io voglio innanzitutto cominciare, e grazie al professor Merusi, dalla Rivoluzione Francese. Non preoccupatevi, finirò entro 10 minuti. E della Rivoluzione Francese voglio ricordarvi Carlotta Corday. Chi di voi la conosce, dico io all'aula degli studenti, adesso poiché è il mio refrain da qualche anno, qualcuno comincia a conoscerlo, cominciano anche a essere scritti alcuni libri, però io sono convinta che forse qui la conoscete in pochi e io ve la faccio conoscere. Vi, Presidente, in pochi delle file di dietro, quelli che si mettono nelle file di dietro, non certo quelle davanti. E dunque Carlotta, oltre, scrisse la Carta dei diritti delle donne, perché il giorno dopo della Dichiarazione dei diritti universali dell'uomo si ritenne, da cittadina rivoluzionaria, privata di una identità, e disse: io presento questa carta. All'articolo 10 o giù di lì c'era scritto: le donne vogliono avere diritto di tribuna e vogliono avere anche diritto al patibolo. Perché fino allora, non, tranne l'eccezione della regina, le donne non erano ghigliottinate. E però voleva avere la rappresentanza in Parlamento o nell'Assemblea rivoluzionaria. La accontentarono 15 giorni dopo, la ghigliottinarono. Per farla entrare in Parlamento, anche in Francia, aspettarono il 1946. E un anno prima, anche in Italia, le donne avevano avuto diritto di voto nel 1945 per le amministrazioni, per le elezioni amministrative. Però attenzione, si erano scordati di prevedere anche l'elettorato passivo. Ma insomma, ripararono l'anno dopo per le elezioni della Costituente, e dunque non solo padri, ma anche madri della Costituente. Vi voglio parlare l'8 marzo di genere? No. Perché le quote, prima ho visto, ho riscoperto, la mia compagna di banco Doris Durante, compagna di università, nel lontano 63-64, anno accademico, ora signora consigliere di Stato. La nostra generazione ha rifiutato le quote, si è anche, come dire, sentita sminuita dalle quote, la nostra generazione. Io che ho una certa età, da un qualche anno comincio a riflettere, continuo a riflettere. E allora io sono qui per pensare che esistono situazioni a tempo, necessità a tempo. E poiché l'Unione Europea, che è sempre vista come vincolo, dà anche opportunità, io voglio, rispetto a questo titolo del diritto pubblico, come lo abbiamo prima riconsiderato, e il suo impatto sull'economia, dire che
La strategia di Lisbona, quella che fu lanciata nel 2000 per la competitività, è proprio per ricordare che Maastricht non aveva solo il vincolo della stabilità, ma era un patto per la crescita. Bene, la strategia di Lisbona, rilanciando la competitività e insomma, un'utopia un po' delusa, lanciando l'Europa nel mercato globale e considerando che attraverso la società della conoscenza l'Europa poteva diventare la più competitiva, stavano già nascendo i BRIC. Allora sì che emergevano i BRIC, quindi voi pensate l'autoreferenzialità, la miopia. Bene, infatti qualche anno dopo la strategia si ridefinirà, dice l'importante è che diventiamo competitivi, non i più competitivi, ma competitivi. Bene, fra i suoi obiettivi, oltre al risanamento della finanza, la stabilità, individuava due percorsi. Il primo, quello della innovazione. Il secondo, e quindi ricerca e sviluppo per il 3% del PIL in ogni paese. E secondo, una società coesa attraverso l'occupazione da garantire per il 70% per gli uomini, per il 60% per le donne. Dunque, le donne viste come occasioni di sviluppo. Perché? Perché, lo dice l'OCSE, tutti i paesi con PIL più elevato hanno l'occupazione femminile più elevata. Non solo, questo è un dato meno noto. Tutti i paesi con PIL più elevato, in cui le donne sono più occupate, hanno un tasso di natalità più elevato. Quindi in tempo lungo non avranno problemi di pagamento di pensioni e hanno i servizi sociali più sviluppati. Vi sto parlando delle democrazie del nord, quelle che, vi ricordo, non hanno disdegnato le quote. Non mi posso trattenere dal ricordare un piccolo episodio che per me ha cominciato l'inizio della riflessione. Ho avuto l'onore di accompagnare il presidente Ciampi nel 1999, il primo suo viaggio, anzi il secondo, il primo è stato in Germania, a Francoforte, tra i suoi amichetti banchieri. Lo hanno ricevuto proprio come una classe che è felice di ricevere il loro amico. Felici per lui, felici per l'Italia, felici per loro. Non dimenticherò mai quel pomeriggio. Ebbene, dopo la Germania il presidente è andato ad Helsinki, perché? Perché nel 99 il semestre europeo, il secondo semestre europeo, era a presidenza finlandese. Va con il suo staff a salutare il presidente della Repubblica, è una donna. Va a salutare il Presidente del Consiglio, è una donna. Va invitato dal sindaco di Helsinki a colazione, è una donna. Mi guarda, io ero l'unica donna. Spesso sono stata l'unica donna. Anche tra oggi e domani sono l'unica donna. Bene, mi guarda, dice, e allora voi perché non vi date da fare? E io gli ho risposto, perché la mia generazione non ha voluto le quote, che dal secondo dopoguerra invece sono state la regola nel nord Europa. Allora io,
qui sono a ringraziare il giudice amministrativo e la sua cultura. E specificherò di quale cultura parlo, che hanno progressivamente maturato decisioni di riequilibrio di genere. E quindi vorrei invitare i giudici finlandesi a venire qui, perché come il giudice amministrativo ha cominciato a tutelare in Italia il sesso femminile, lo stesso giudice può tutelare in Finlandia il sesso maschile. Dobbiamo, quindi non quote, riequilibrio. E qui sarò veramente velocissima, solo ricordando due passaggi. La cultura del giudice amministrativo, che a proposito della partecipazione nelle giunte dei comuni delle donne, ha Tar Lazio del gennaio-febbraio scorso ha sciolto il comune di Civitavecchia perché quel comune aveva una sola donna nella giunta e il ricorso è stato fatto da un'associazione ande, non di uomini. Voi avete detto di uomini? Quello che dite, signore. Guarda che vi ascolto, Non, allora. Conosciamo quella vicenda per questo. No, la cosa. No. Proprio malfidati, dopo li metto a posto. Allora, l'Associazione Nazionale delle Donne Elettrici per una vita, io personalmente ho giocato su questo elettrici dicendo anche che era un'associazione nazionale delle donne elettrici. La verità è che sono state brillanti, ci hanno creduto il giudice amministrativo ha dato loro ragione. Vado alla cultura. Il caso è estremamente interessante. Mi hanno informato l'altro giorno che il sindaco ha fatto ricorso al Consiglio di Stato. Dunque, e per questo mi potevo trattenere dal cambiare tema nella giornata odierna, ma è sempre pensando ai finlandesi. Dunque, la cultura, rispetto a questo caso, ed è, ripeto, una tessera, cioè il discorso di lungo periodo è quello che l'occupazione femminile può rappresentare un valore aggiunto alla crescita. La cultura del giudice amministrativo espressa in questa sentenza è una cultura di diritti di fonti interne all'ordinamento ed esterne. Il giudice richiama la CEDU, richiama la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, la SIDAU, richiama, e qui vengo al punto, una proposta di direttiva della Commissione, oltre ovviamente a richiamare le riforme costituzionali che negli ultimi 10 anni il XXI secolo ha portato in Italia, la riforma del 117, lì dove si invitano le regioni a promuovere azioni per le opportunità, per le pari opportunità, e poi soprattutto l'articolo 51, lì dove c'è appunto il riconoscimento. Ora, quell'articolo 51 della Costituzione è direttamente operativo o ha bisogno di una
legge o di una fonte giuridica che lo renda attuativo. E questa fonte giuridica può essere la legge nazionale, ma può essere anche lo statuto. Infatti, quando c'è uno statuto comunale che prevede e quantifica, perché il problema è quante posizioni di assessore devono garantire la rappresentanza proporzionata dei due sessi, o dei sessi, dei due sessi, dice la Costituzione. Bene, e se lo statuto non c'è, lo statuto del comune, vedi il caso Alemanno, c'era, e qui il TAR interviene, lo statuto della provincia non c'era, e qui c'è un parere del Consiglio di Stato dello scorso anno, che dice il giudice amministrativo non può creare, non può quantificare. E io sono molto d'accordo che non possa. Quando ecco che a novembre scorso c'è una legge nazionale che modifica il testo unico del 2000 degli enti locali e prevede la rappresentanza all'interno delle giunte comunali, provinciali, regionali, delle commissioni di concorso addirittura. E quantifica in un certo modo un terzo. Invece l'ultima, questa sentenza del TAR di cui vi dicevo, del codice di Vitavecchia, arriva ad una quantificazione straordinaria del 40%, riprendendo l'attenzione proposta di direttiva della Commissione. Quindi un atto introduttivo della procedura ordinaria di decisione delle istituzioni. Che cosa riguarda questa proposta, e concludo? Riguarda l'aspetto del privato, cioè la presenza del 40%, richiesta la presenza del 40% nei consigli di amministrazione, ma non come amministratori esecutivi, delle società quotate in borsa, non delle piccole e medie imprese, con possibilità anche di deroga quando è necessario. Cioè la proposta riguarda il mondo privato. Perché? E concludo. Perché il ragionamento della Commissione è che nei vari Stati membri dell'Unione Europea, l'Italia nel 2011 ha approvato una legge che prevede la presenza nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa di donne per un terzo. In Francia, in Belgio, hanno previsto quote diverse. Allora la Commissione dice, nel mercato interno, noi non possiamo consentire, non sono utili le asimmetrie. Naturalmente, dice la Commissione, non si entra perché belle, giovani e disponibili, ma perché si ha la qualifica adatta uguale a quella del candidato selezionato, se c'è questa livellamento di merito, si preferisce la candidatura femminile. E concludo dicendo, un po' per gioco, un po' amaramente, un grande manager mi ha detto la settimana scorsa che ha partecipato ad una procedura di selezione in Norvegia. Badate che questa proposta si applica anche alla Norvegia, perché noi abbiamo, a proposito di stati appartenenti all'euro, eurozona,
stati dell'Unione Europea. Ci dimentichiamo sempre che abbiamo lo spazio economico europeo, SEE, di cui fa parte la Norvegia, la Svizzera, sicché quella preoccupazione della City di Londra sugli emolumenti è bilanciata dal referendum svizzero, tetto agli emolumenti. Dunque, in Norvegia, questa intervista al grandissimo manager, straordinariamente bravo, per un posto di straordinaria importanza, si è conclusa in questo modo. Ultima domanda, ma lei è italiano? Ha figli? Sì, due bambini. Bene. E come fa a lavorare a Oslo? Trasferisce la sua famiglia? E il manager, ma no, se ne occupa mia moglie a Roma. La posizione non è stata guadagnata dal manager. L'hanno data ad una donna.